Ok, allora, che fatica. Innanzitutto grazie a tutti di essere venuti a questa serata che, come sapete, è dedicata a Graziani, in traduzione latina. Allora, interagiamo. Che cos'è questa? Chi risponde? Un panino in salamita. Bandiera di Cuba, don. Paraguay. Montitola. Mi state pugnalando, pugnalando. Bravo. Cuba. Cuba, esatto, Cuba. Allora, come sapete, le danze caraibiche partono da qua, da Cuba. L'anno scorso ci sono stato, è successa un'esperienza bella, nel senso che mi ha colpito molto andare a mangiare in casa di un ragazzo cubano che guadagna 50 euro al mese, okay? Che vive in una baracca che per noi neanche è un garage, è così. E gli faccio: come fai? Cioè, mi è venuto spontaneo, spiegami come fai a vivere così. Mi ha spiazzato perché lui si è girato verso di me, mi ha guardato, ha riso e ha indicato sua moglie e suo figlio. Mi fa: vedi? Scusate. C'è tutto. Quando si ha la famiglia e si ha la salute dei propri cari, c'è tutto. Io sono felice. Questa cosa mi ha spiazzato e colpito perché mi ha fatto capire che tante cose di cui noi ci arrabbiamo, non prende il telefono, oddio, mi si è rotto il televisore, mi ha fatto pensare. Perché mi ha schiacciato questa cosa. Quindi io non sono tanto bravo con le parole. Spero che vi piaccia tutto questo e spero soprattutto che capiate e andate via da qui con un bel messaggio stasera. Grazie. E allora dovremmo riflettere su quello che ci sta succedendo. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Così cantano in una canzone. Siamo talmente concentrati nel creare questa vita virtuale che non ci rendiamo più conto delle persone che abbiamo a fianco. Dobbiamo staccarci da questa visione virtuale della vita per vivere realmente la vita reale. Perché c'è veramente il rischio, mentre camminiamo per strada, mentre il tempo scorre inesorabile, di non riuscire a vedere più chi nella vita reale ha bisogno di aiuto, ha bisogno di una mano, di una carezza e non di un mi piace. Non mettiamo giù la testa, non continuiamo a voler andare per forza sempre avanti come i cavalli con i paraocchi che vedono solo in avanti, come quando entriamo nel mondo virtuale e non ci accorgiamo del tempo e le persone che passano. A volte per andare avanti bisognerebbe fare due passi indietro. E se anche questo non basta per farvi capire, ora aprite gli occhi e il cuore, lasciate giù i telefoni e godetevi ciò che Graziano ha insegnato a fare a tanti di voi: ballare. Si ricapitola, si riassume in questa parola: amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso: amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo.
ci dobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i postini, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete di essere fuori, c'è la felicità, provate a buttarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare e che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa, ma come fa a resistere, ma come fa a durare così. È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi.